Ed ora vi parliamo di un libro scritto di poesia, un libro di poesie scritto dai senza dimora che si rivolgono all'associazione di San Marcellino. Michela Benenziera. Quando un giorno non ci sarò più e il mio volto sparirà dalla tua memoria, non cercare il mio ricordo in una fotografia. Troverai i miei sguardi di libertà nel volo di un gabbiano. Chissà che emozione per Carla sentir leggere una propria poesia da Massimo Mesciulam, da un attore vero. Chissà che emozione per Vanessa, Laurean, Carmela, Teresa, Raffaella, Renzo e tutti quelli che partecipano al laboratorio dell'Associazione San Marcellino vedere stampate le proprie parole in un libro. San Marcellino che da anni offre senza dimora degli spazi di espressione artistica, dalla pittura alla musica alla poesia appunto. Abbiamo ritrovato lo sguardo, forse anche il nostro, dell'uomo comune che ha sulle persone un po' ai margini, come loro si vedono con gli occhi degli altri, e in questo la grande dignità anche di persone che normalmente non hanno voce, non hanno modo di esprimersi e che invece hanno dei vissuti molto ricchi. L'Associazione San Marcellino opera nel centro storico di Genova da 70 anni, aiuta i senza dimora, chi sta ai margini, chi ha perso il bandolo della propria vita, a ritrovarlo, a recuperare la propria dignità. Alcuni arrivano anche a riprendere una vita in un alloggio, alcuni magari si fermano in un contesto nel quale c'è un alloggio più condiviso, una comunità che in qualche modo se ne occupa, alcuni hanno bisogno di protezioni maggiori, però è gente che non va più a chiedere, che non è più trasandata, che si presenta bene, e questo significa aver raggiunto uno scopo, che è quello di dargli una vita più dignitosa. Sogni e convinzioni si chiama il libro, edito da Zona. I quadri realizzati nel laboratorio di pittura saranno esposti a Palazzo Ducale fino all'11 ottobre. E prima di salutarci rivediamo le principali notizie di